Maria di Međugorje per il messaggio della Regina della Pace 25 dicembre 2019, festa di Natale. Ciao Maria! Ciao Padre Livio, saluto a tutti i radioascoltatori, buon Natale a tutti. Oggi per noi è una grande festa perché è nato nostro Salvatore, grazie a Dio. E oggi è anche il giorno del messaggio che la Madonna ci ha dato, messaggio che adatto come ogni 25. Cari figli, vi porto mio figlio Gesù perché vi benedica e vi riveli il suo amore che viene dal cielo. Il vostro cuore brama la pace che diminuisce sempre più sulla terra. Per questo gli uomini sono lontani da Dio e le anime sono ammalate e vanno verso la morte spirituale. Sono con voi, figlioli, per guidarvi su questo cammino di salvezza al quale Dio vi chiama. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Sveta vam Bog danas kao svakog dana se teto ku mi sjeću Gospoda nam je dala ovu poruku. Draga djeco, nosi vam mog sina Isusa da vas blagoslovi i otkrijevam svoju ljubav koja dolazi s neba. Vaša srca žudi za mirom kojeg je sve manje na zemlji. Zato su ljudi daleko od Boga i duše su bolesne i idu prema duhovnoj smrti. S vama sam, dječice, da vas vodim na ovom putu spasenja na koji vas Bog poziva. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Maria, oggi l'apparizione era speciale, ce la puoi descrivere? Oggi l'apparizione era speciale perché la Madonna è arrivata con Gesù Bambino. E 2012 Gesù Bambino ha parlato e ha detto: io sono la vostra pace, vivete i miei comandamenti. Oggi invece non era così, la Madonna aveva fretta e sembrava che si faceva una grande festa in paradiso e lei era arrivata, ha dato messaggio, ha fatto una piccola benedizione con la preghiera e è andata. Così ha voluto lasciare noi nella festa perché eravamo in famiglia, in compagnia, con amici, fratelli. E anche io colgo l'occasione anche per dire, con tanti messaggi che abbiamo ricevuto, non ho potuto rispondere a tutti, ma abbiamo pregato anche per tutti voi durante il Santo Rosario, anche era un momento particolare come ogni anno, perché è giorno di Natale, è un giorno speciale, così la nostra preghiera è arrivata davanti alla Madonna per tutti voi. Oggi è un modo speciale che la Madonna è generosa e ci porta anche suo figlio Gesù. Era vestita in modo speciale oggi. Oggi la Madonna è vestita con vestiti dorati, molto più ricchi, molto più belli. Quando la Madonna appare nelle grandi feste, arriva con questo vestito bellissimo, che è reale, regale, che sembra che è fatto con le pili di oro, molto più ricco, molto più bello. Poi la bellezza di paradiso che la Madonna porta con sé, non c'è una spiegazione, è una bellezza che unica cosa io ho sempre
c'è il desiderio dopo che ha finito l'apparizione, dico, ho voglia di paradiso. E anche questo giorno di oggi ho vissuto proprio così. E ringrazio al cielo anche per questa esperienza che Dio mi ancora sta dando, anche oggi nel giorno di Natale, che la Madonna è arrivata con Gesù bambino in braccio. Senti Maria, dunque diciamo si apre il cielo, quindi il cielo scende sulla terra, viene il re della pace che è Gesù, però la Madonna subito dopo guarda i nostri cuori e come nel messaggio di novembre la Madonna vede che i nostri cuori non sono in pace, infatti a novembre addirittura proprio all'inizio dell'Avvento la Madonna disse il mondo è in guerra perché i cuori sono pieni di odio e di gelosia. Poi ha parlato dell'inquietudine, no, che si vede nei nostri occhi, e anche oggi la Madonna guarda i nostri cuori, lei vorrebbe dare il re della pace, ce lo porta, sa che il nostro cuore lo brama, però noi non lo accogliamo perché siamo sempre più ammalati, siamo sempre più scontenti, siamo agitati, e questo dice la Madonna che aumenta sempre di più. Lo vediamo che la Madonna dice che questa malattia, lei infatti è con noi per guidarci in questo cammino di salvezza che lei dice. E per questo proprio oggi parlavamo durante pranzo, c'è speranza, perché tante volte non vedi un cristiano, guarda la confusione, vede il mondo, l'attaccamento materiale, tante cose che ti portano lontano da Dio, lontano da Chiesa, lontano da sacramenti. E tante volte vediamo, ma la fede sarà ancora quando Gesù ha detto che arriverà di nuovo. E abbiamo detto, io ho fatto anche il mio commento, arriverà anche stasera, per dire, Dio è in mezzo a noi, è con noi, e ci sta chiamando proprio su questo cammino di salvezza, questo cammino con Dio. E io sempre dico, il mio cammino è oggi. Non devo guardare la confusione, ma devo guardare il mio cuore, perché il Signore proprio sta guardando il nostro cuore, il mio cuore. E io dico come la Madonna dall'inizio ha cominciato a chiamare noi, convertiti tu, io. E poi attraverso la mia conversione io sarò come un sorgente di fiume viva che porterò dappertutto dove andrò. Se avrò io questo sorgente, se divento io quel sorgente di Dio, anche con la mia testimonianza arriverà lontano. Io credo così. Se ognuno di noi è decisivo proprio per la sua salvezza, ma anche per quella degli altri, e dipende da cosa vuol fare lui davanti a Gesù. Sì, ma io sono contrario di quel negativismo, io sono contrario. Che ah, cosa facciamo? La Chiesa diventa sempre più povera, sempre più piccola, non abbiamo vocazioni. Poi lo vediamo, non ci sono più in Europa, ma in Asia sì, in Africa sì. Il Signore chiama suoi pastori e probabilmente diventiamo anche terra di missione, ma dall'altra parte chiede anche da me di non lasciarmi ammalare da quella. Come si chiama, crisi della fede di oggi che c'è in Europa, ma di fare testimonianza con la mia vita, di dare testimonianza con la mia gioia, perché io sono gioiosa, io sono felice di essere cristiana, essere battezzata, essere figlia di Dio. E questa è la cosa bellissima, che tante volte dimentichiamo vivere presente e guardiamo mondo. Ma la Madonna ci dice, comincia con tuo cuore. E se noi abbiamo Gesù nel cuore, se abbiamo gioia nel cuore, come anche quando ieri sera, durante l'apparizione, ho offerto la novena, che mia novena e novena di tante persone che nella unione ci siamo messe a pregare e offrire i nostri piccoli sacrifici, i nostri piccoli doni, come abitudine. La Madonna ha sorriso, ha fatto un sorriso fantastico, un sorriso gioioso,
io ho detto, guarda, già cominciata la vigilia di Natale, già sente nel cuore della Madonna, nel suo viso Natale. E quello dobbiamo essere noi, quel Natale che vedono sul nostro viso, sul nostro comportamento. Senti però Maria, però cioè, hai ragione, non bisogna essere pessimisti, comunque il mondo va per la sua strada e lo sappiamo, però io noto comunque, ho notato e lo noto anche a Radio Maria, che anche nei nostri paesi dell'Occidente la grazia lavora, tanti cuori cambiano e ci sono anche belle vocazioni, cioè la grazia si vede che opera, non è mai inefficace del tutto, bisogna proprio avere la speranza. Sì, la Madonna sempre ci dà la speranza e lei per questo è con noi. E dice sempre che lei ci cammina su questo cammino di salvezza perché Dio ci ha chiamato attraverso la Madonna e Dio vuole aiutarci, salvarci. E lui è nato e morto per noi. Cioè nel progetto di salvezza ci siamo anche noi, perché il Signore ci chiama. E anche in questa malattia. Malattia spirituale che c'è oggi nel tanti cuori, la Madonna ci sta dicendo: sì, ci sono le anime che sono ammalate e vanno verso la morte spirituale, ma anche ci sono le persone che aiutano, sacerdoti, le persone vanno a confessarsi e fanno una guarigione spirituale. Io li ho visto tantissime a Medjugorje, che hanno cambiato la loro vita e sono diventati gioiosi, gioiosi portatori del messaggio della Madonna, e che non è altro, adorazione, la preghiera, la santa messa, sacramenti, un cammino nei comandamenti di Dio, un cammino nella gioia di Dio. E quando abbiamo questo, poi il resto non importa. Certo che specialmente per chi è lontano il primo passo è proprio quello di incominciare a pregare. Ma anche per noi, io credo anche per noi, perché è facile che il mondo te prende, te come si chiama, te abbraccia, come si chiama, te prende sotto le sue ali mondo, perché sembra che dobbiamo essere moderni, e se non siamo moderni, come, non lo so, pensare come New Age, o pensare come Dio non c'è, questa mentalità negativa. Invece, se noi abbiamo dentro di noi l'esperienza di Dio, parliamo con una gioia, una tranquillità e diventiamo testimoni. E per questo ci sono anche amici, gruppi di preghiera che la Madonna ci ha consigliato. E io, grazie a Dio, abbiamo questi giorni anche festeggiato un po' Natale con diversi amici. E stando insieme con amici, vedi la gioia e dici: io non sono solo. Cioè, amicizia, c'è comunità, c'è la Chiesa e siamo tanti. A quel punto io penso che un cristiano è un uomo di speranza, un uomo di gioia. Non c'è tempo di morte spirituale, perché chi si ferma è perso, dicono, ma noi siamo chiamati di camminare sempre e lasciamo la morte spirituale. Non vogliamo sapere niente della morte spirituale. Ma noi vogliamo quello che la Madonna ci chiama, cammino della santità, scegliere la santità nella situazione dove sono: la madre, padre, sorella, fratello, sacerdote, ognuno di noi è chiamato alla santità. E questa è la cosa che possiamo dire grazie a Dio. Senti Maria, nella tua vita che importanza ha la Madonna? Nella mia vita, Sì. dopo Gesù, la Madonna ha preso la mia vita e, come lei dice, Dio mi ha permesso di scegliere, io ho scelto voi. E ci ha preso e noi ci siamo lasciati, come si chiama, catturare. E oggi, quando penso, dico, sono stata scelta e non mi pento per questa scelta, che ho risposto sì.
Sì, non è facile, perché anche oggi parlando abbiamo detto non, la vostra vita non è facile, anche tante volte vorrei rispondere a tutti, telefono, messaggio, lettere, eccetera, ma tante volte dico sono umana, non ce la faccio, ma sono spirituale e la mia preghiera arriva. E un domani, quando saremo in paradiso, solo Dio ci saprà dire quanto eravamo uniti, anche se eravamo lontani fisicamente, ma spiritualmente uniti. E questa è la cosa bellissima che Dio ci sta dando. E questa parte spirituale per me è molto importante perché ho imparato anche attraverso Pinocchia, attraverso la preghiera, attraverso decisione, anche la scelta di una guida spirituale dove cominciamo a camminare su un cammino più profondo, attraverso tanti amici sacerdoti, attraverso tante esperienze che ognuno che è passato nella mia vita ha arricchito la mia vita. Qualche volta come una burrasca, qualche volta come un vento amoroso, soffice, bello, qualche volta come una pioggia, ma ogni esperienza, ogni persona mi ha dato qualcosa nella mia vita e io ringrazio a Dio e mia gratitudine anche per ogni pellegrino che ho incontrato, non sempre con stesso entusiasmo, perché anche tante volte eravamo stanchi, eccetera, ma l'ho considerato ogni volta un dono da Dio, anche un pellegrino che arriva passa nella mia vita e ogni volta dico, e quando dico tante volte Dio te benedica e strabenedica, quello lo penso davvero con tutto cuore. Senti Maria, sono a giugno 39 anni che siete al servizio della Santa Vergine. Avete incominciato che eravate dei ragazzi. Tutte e sei l'ho conosciuto quando eravate piccoli ancora. E avete perseverato per così tanto tempo, avete mai deviato, non vi siete mai stancati, e non vi siete mai contraddetti. Nessuno di voi ha perso la fede, nessuno di voi ha avuto gravi sfondamenti. Ecco Maria, io credo che questa sia una grazia specialissima che la Madonna vi ha dato. È una grazia, ma anche una consapevolezza che siamo strumenti nelle mani di Dio. E questo io credo profondamente, anche questa gratitudine a Dio che ci ha dato, perché sono strumento, Dio mi ha scelto e io rispondo, eccomi. E il Signore poi dà, non tanto nelle cose che vogliamo noi tante volte, ma nelle cose che al momento giusto arrivano le grazie che abbiamo bisogno in quel momento. Soprattutto io sempre ho protestato un po' quando è morto Padre Slavko, perché ho detto avrò da dire alla Madonna, a buon Dio, perché ha preso Padre Slavko quando andrò in paradiso, quando metteremo conti su, perché era un amico, era un guida spirituale mia, era una persona a quale eravamo attaccati. E tante volte è doloroso quando, Signore, vedi, taglia intorno a te. Ma dall'altra parte ti accorgi che quel taglio è come una bella potatura durante primavera per fare nuovi virgulti, per dirti, io sono geloso di te, tu sei la cosa più bella che io ho potuto fare, sei proprio tu. E io sono geloso di te, dice Dio. Lo credo nel mio cuore così. E dall'altra parte, anche questo attaccamento, diciamo, terreno, lo viviamo qua sulla terra, perché io credo in paradiso non ci sarà. E quella sofferenza, come ogni volta quando dobbiamo, si dice, partire è un po' morire, ma davvero, anche attraverso non soltanto quel partire verso il cielo, partire anche staccamento da amici che tante volte conosciamo, incontriamo a Medjugorje e dobbiamo tante volte fare le scelte perché, come dicevano apostoli, facciamo una tenda e stiamo insieme sul Monte Tabor, così anche noi tante volte quando siamo a Medjugorje
vogliamo stare là nella preghiera, invece la vita ci chiama dall'altra parte e dobbiamo fare anche non soltanto la preghiera, ma anche la testimonianza, anche quella vita che dice San Paolo, chi non lavora non mangia. E tutto questo mettere insieme qualche volta diventa difficile, perché come dice la Madonna, dobbiamo cercare di allenare sempre di più il nostro cuore verso paradiso. Senti Mario, ultima domanda. C'è un nuovo anno che ci aspetta. La Madonna ha detto recentemente in un messaggio a Miriana: arriveranno le prove e voi non siete forti. Però ha detto: ma chi sarà mio, se sarete miei, vincerete. Come commenti questa prospettiva? Che arriveranno le prove, ma con la Madonna vinciamo. Nell'anno santo la Madonna è apparsa con questa apparizione straordinaria sulla collina dell'apparizione, non lo so, ti ricordi, Padre Livio? E quando la Madonna ha detto: consacratevi a mio cuore, figlio di mio cuore Gesù. Tu che Satana era sciolto dalle Sì, catene? Satana è lasciato dalle catene, Sì. ma ci ha dato anche, come si chiama, aspirina, ci ha dato anche La la medicina? pillola, la medicina, ha detto consacratevi al mio cuore e cuore di mio figlio Gesù. E Certo. per dire, noi sappiamo cosa dobbiamo fare, noi esattamente sappiamo cosa dobbiamo fare, ma tante volte siamo pigri, tante volte siamo incuranti, e per questo dico, io non ho paura, perché la vita è morta nelle mani di Dio, e nostra vita è un soffio qua, ci aspetta. Io sempre ripeto quando faccio testimonianza, Dio mi ha creato alla sua immagine, mi ha dato la fede, mi sta portando in un cammino, in questa valle di lacrime, ma vado in paradiso. Quando sarà, io sarò contenta. E unica cosa nel mio cuore che sto gridando sempre, quel desiderio, paradiso, come c'è quel film di San Filippo Neri, Paradiso, e questa cosa qua è nel mio cuore un canto. E sempre dico a pellegrini quando faccio testimonianza, la cosa più bella, dobbiamo essere coscienti, io sono nato e non morirò mai, fino all'eternità. E questa è la cosa scoperta che io nel mio cuore ho fatto tanti anni fa. E ogni volta quando penso mi emoziono, perché dico, Dio mi ha creato, io sono importante negli occhi di Dio, perché sono suo pupillo, sono la cosa bellissima. E quando abbiamo questa coscienza, questa consapevolezza nel cuore, a quel punto cantiamo, camminando su questo terreno, su questa terra, verso la casa del Padre verso eternità. Certo, cioè la vita vista come pellegrinaggio diventa molto bella verso la Gerusalemme celeste. Ma non soltanto, tante volte dico sì, ci sono tante piccole pietruzze sulla nostra strada che ci ostacolano, malattia, vecchiaia e tante piccole cose che è parte della vita. Ma la Madonna sempre ci ha detto, io mi ricordo i primi anni, spesso ero malata, avevo tonsillite, spesso antibiotici, eccetera, poi reumatismi che avevo, sono finita in ospedale, erano 3 anni dopo apparizione, sono finita in ospedale, eccetera. E la Madonna mi ha detto, non permettere mai che una sofferenza cada in vano, offri. Io Certo. invito soprattutto a malati, soprattutto quelli che soffrono spiritualmente, fisicamente, offrite tutto a Dio per la salvezza delle anime, per le anime del purgatorio, per tante altre intenzioni, per i nostri Certo. sacerdoti, per tante intenzioni che se cominciamo litanie ci sono mille. Va bene, Maria, ti ringrazio moltissimo per queste bellissime pensieri che ci hai detto. E come famiglia di Radio Maria ti auguriamo un santo Natale e anche un felice anno nuovo. Anche a tutti voi, Padre Livio, a te pronta guarigione.
a tutti i radioascoltatori uniti nella preghiera, soprattutto questi giorni di grazia, che sono giorni di grazia perché lasciamo anno vecchio e cominciamo anno nuovo, e non soltanto che invecchiamo, ma anche diventiamo sempre più giovani per paradiso. E soprattutto quando comincia una età che un mio amico mi ha detto: ah, sai, sarebbe bene cambiare perché sono 82, 28 sarebbe meglio. Io dico, io non mi pento perché ogni anno lo sento una grazia. E Certo. ringraziamo a buon Dio e anche con questa gratitudine auguro a tutti voi un santo Natale, con ogni benedizione da Dio. Adesso cominciamo a pregare nel nome del Padre, del Del Figlio e Figlio, dello dello Spirito Spirito Santo. Santo. Amen. Amen. L'anima L'anima mia mia magnifica il magnifica il Signore, Signore e e mio mio spirito spirito esulta esulta in in Dio Dio mio mio Salvatore, Salvatore, perché perché ha ha guardato guardato l'umiltà l'umiltà della della sua sua serva. serva. D'ora D'ora in in poi poi tutte tutte le le generazioni generazioni mi mi chiameranno chiameranno beata. beata. Grandi Grandi cose cose ha ha fatto fatto in in me me Onnipotente, l'Onnipotente, e e santo santo è è il il suo suo nome. nome. Di Di generazione in generazione generazione la la sua sua misericordia misericordia si si stende stende su su quelli quelli che che lo lo temono. temono. Ha Ha spiegato spiegato la la potenza potenza del del suo suo braccio, braccio, ha disperso disperso i i superbi superbi nei pensieri pensieri del del loro loro cuore, cuore, ha ha rovesciato rovesciato i i potenti potenti dai dai troni, troni, ha ha innalzato innalzato gli gli umili, umili, ha ricolmato di beni affamati, rimandato ha i rimandato ricchi i ricchi a mani vuote, vuote, ha ha soccorso soccorso Israele Israele, suo suo servo, servo, ricordandosi ricordandosi della della sua sua misericordia, misericordia, come come aveva aveva promesso promesso ai ai nostri nostri padri, padri, ad ad Abramo Abramo e e alla alla sua sua discendenza discendenza per per sempre. sempre. Gloria Gloria al al Padre, Padre, al al Figlio Figlio e e allo allo Spirito Spirito Santo, Santo, come come era era in in principio, principio, ora ora e e sempre, sempre, nei nei secoli secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e la terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ci ha lodato Gesù Cristo. Sempre si Sempre è lodato Gesù e Maria. sia lodato. Regina della pace. Prega Prega per per noi noi. e per il mondo intero. Buon Natale e grazie di tutto, Maria. Buon Natale di cuore a tutti voi, anche a te, a modo speciale, Padre Livio. Grazie. Strano.